4 luglio 2003. Sì, amici all'ascolto, il presidente Néstor Kirchner sta cambiando il corso degli eventi. È finita l'epoca dei ricatti delle baionette ad Alfonsín, finita l'epoca degli indulti di Menem. Cadevano foglie leggere, cadevano gigli, cadevano i cuori dei nostri figli. Da 30 anni camminiamo con loro, nelle stagioni di vento, nelle stagioni di pioggia, nelle stagioni di sole cocente. Li lanciavano dagli aerei, ancora in vita. I cappellani dell'ESMA dicevano che volavano come angeli. Vecchie pazze. Lasciate che cerchino, cadono foglie leggere, cadono gigli, cadono i cuori dei nostri figli. Ecco le mie belle fanciulle, hai visto mica che belle mammine? Allora, a chi tocca oggi? Dio, dammi la forza, eccoli. Credo di esserci, è ora, credo, viene a spingere. Queste dell'esercito rivoluzionario sono irriducibili. Assassini! 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 E spera dolcemente, balza mi cade calma, si segherà la noce, io te darò le mani, però ora lo impide e sos ruido smontato. Sonia, sono Luisita, ho bisogno di te. So che conosci un alto dirigente della giunta militare, ti devo parlare. Agnese è sparita. Passo le sere a cercare fra i cadaveri di Via della Plata. Sì, Sonia, cadaveri. Ma lei dov'è? Morta. Cercare mio nipote, a cercare tutti i nipoti perduti, per onorare i nostri figli, per onorare la verità. Signor Santos, forse avremo commesso degli errori, forse saremo state troppo intransigenti con le famiglie che ce li avevano rubati. Io non voglio che lei perda suo figlio. Preti coinvolti nella repressione danno ancora la loro benedizione, celebrano matrimoni, perdonano peccati, quanti li hanno gettati in mare e sono tornati, li hanno bruciati e sono tornati, li hanno rinchiusi nelle celle e sono tornati, li hanno torturati e sono tornati. Non è facile essere rivoluzionari. Noi siamo orgogliose dei nostri figli. Noi siamo madri rivoluzionarie. Forse non tutti gli uomini di chiesa hanno avuto la forza di opporsi, di ribellarsi, di alzare una voce. Ma la riunione dei vescovi con i militari la sera prima del golpe? Sono l'ammiraglio Emilio Massera, figlio di puttana, comandante in capo della Marina Argentina. No, signore, non esistevano luoghi di tortura. Da
possesso no, signore. In nessun organismo della Marina è stata detenuta prigioniera persona alcuna. O hanno avuto luogo esecuzioni senza processo ai detenuti. L'annientamento della sovversione non rende legittima l'adozione di misure estreme come la tortura. Al contrario, il concetto del processo di riorganizzazione nazionale in vigore dal 1976, deciso dal sottoscritto, dal comandante in capo dell'esercito Videla, dal comandante in capo dell'aviazione Agosti, era occidentale, umanista, cristiano, vale a dire che l'uomo viene prima di tutto. Durante la guerra alla sovversione forse sono stati commessi degli errori, ma non saprei specificarle quali. È riprovevole, signore, che la stampa abbia lanciato una tale campagna diffamatoria. Mi assumo in ogni caso la responsabilità degli errori che possono essere stati commessi da subalterni. Sono qui per rispondere di tutto ciò che hanno fatto gli uomini della Marina nel periodo in cui ho avuto l'incomparabile onore di essere il loro comandante in capo. Che figlio di puttana! Certo, è comodo dare la colpa a chi doveva eseguire. Ma la colpa è stata anche di chi doveva eseguire. È stata anche nostra. Chi ha sbagliato pagherà. Com'è bello questo mare, chi lo direbbe tutto il dolore di questo mare, un dolore che non smette mai di passare di padre in figlio, questo mare che racchiude una storia disperata e coraggiosa, ma il mondo non impara dalle storie disperate e purtroppo ne racconterà ancora. Però stasera io sono felice. Vorrei che Dio mi concedesse il tempo di riabbracciare il mio ragazzo perduto. Che prezzo piacevole. Resterei qui a dormire davanti a questo mare. Non c'è nessuno a casa che mi aspetta.